viaggio in mondi onirici popolati da figure che si muovono in contesti impossibili o giocano con il mondo cercando di riscrivere il proprio destino. Una pittura che guarda tutto in movimento, inteso come evoluzione del corpo e dello spirito. A Villa Zito a Palermo la mostra di Nicola Pucci, artista palermitano che ha voluto esporre gli ultimi 20 anni della sua carriera. Visi e visioni si alternano in un percorso antologico che spiega come nasce un quadro dall'immaginazione all'ideazione fino alla realizzazione finale. Una pittura dove ogni immagine è costruita alternando velatura e pittura gestuale in una sequenza lunga e continuata nel tempo, surreale e realistica, carica di energie dei fantasmi che popolano l'animo umano. Nasco un pittore realista, quindi molto attento alla forma, alla tecnica precisa, per poi alla fine sconfinare in questa pittura gestuale, emotiva, direi quasi isterica. Il mio primo campo di indagine sono stati i volti, che comunque racchiudevano, vedevo un volto come un potenziale energetico che poi ho rappresentato attraverso la deformazione. E quindi volto di per sé, poi ho creato una sorta di dialogo tra vari volti, diventando atteggiamento l'uno nei confronti dell'altro, e poi ho fatto delle tele in cui i volti si scontrano, e poi delle fusioni che rappresentano un po' le fasi che si instaurano tra due persone che non si conoscono. Al volto sono passato poi alla rappresentazione della figura intera, comunque che ho sempre rappresentato dal punto di vista energetico rispetto allo spazio, quindi ho creato, e mi piace nei miei lavori crearmi questo, cioè distruggere la realtà, inventare una realtà come voglio io, quindi in questa realtà può succedere un po' di tutto. Io quando immagino un quadro lo immagino in movimento, io vedo movimento dovunque, anche tra in elementi inorganici, per cui per me l'energia, il movimento è proprio alla base della vita. E poi tecnicamente ovviamente questo movimento è esaltato dal fatto che io a un certo punto metto la tela a terra e creo in maniera quasi senza controllo, direi quasi isterica, una forma di gestualità attraverso la materia, il colore materico con spatola, e quindi intervengo sopra questa figura precisa, quindi con i contorni ben definiti, volendo, lasciando che sia quasi la materia e la casualità ad agire in quel caso. E per cui c'è un ulteriore movimento che non controllo. Tra le opere anche la prima scultura realizzata dall'artista rappresentante un tuffatore. La mostra, curata da Paola Nicita, ideata dall'Associazione Settimana delle Culture, sarà allestita dall'1 febbraio al 29 marzo.